Sabato, non si è alzata una mano. Qualche anno fa ero al Ponchieri di 1200 posti, si sono alzate 8 mani, poi ho scoperto che le 8 mani che si erano alzate era perché il professore, andando a questa rappresentazione, gli aveva. Quindi tanto, purtroppo, tanto e me ci resta da fare. Quindi manderemo solo un pezzettino del filmato. Aggiungerei un'altra cosa. A me ha fatto molto piacere questi interventi perché parlano di tutte le categorie. Però forse ci dimentichiamo di una categoria. Non è un caso che noi qui a Teatro Cooperativa, la giornata a memoria, abbiamo messo in scena una rivalità. Perché fra le categorie, forse per il teatro qua, l'eutanasia, il trapatto, la volontà, anche i ragazzi cosiddetti associati finivano da T4. C'è un ragazzo che a scuola si obbediva, faceva un po' di casino, finiva dal time a Adamar, eccetera, eccetera, questi posti dove venivano a finire. Oltre ai omosessuali, ebrei, anziani, politici, c'era un'altra categoria, le nazionalità cosiddette, le etnie ritenute inferiori. E per etnie si intende quelle di colore, asiatiche e slave, e polacche, eccetera, eccetera. E per esempio, io ho scoperto pochi anni fa, una decina d'anni fa, che vicino a casa di Dacri, in Abruzzo, c'era un campo di internamento per cinesi, poche decine. E perché erano intervenuti dentro? Perché cinesi, basta! Non c'era nessun altro motivo. Se ci ricordiamo, c'era un campo di internamento per ebrei stranieri in Italia, ma veramente in Italia. Questa categoria degli stranieri, in qualche maniera, va riconsiderata, cioè di quelli che vengono considerati gli stranieri perché sono un po' brutti, perché sono di colore, perché sono dati. E a proposito di questo elemento, ricordiamoci anche che le prime leggi razziali in Italia, purtroppo, non arrivano al 38, arrivano al 22 con la legge gentile. A Trieste vengono espulsi 40.000 ragazzi perché erano sloveni e croati. A Trieste la comunità slovena croata, mentre facente parte, la parte più ricca della città, della Curia centrale, per il 20-25%, la più ricca della città, non parlo della provincia. La provincia di Trieste, 80% era composta da gente che parlava sloveno e croato. Ma la parte ricca della città, il 20-25% era composta da sloveni e croati. Bene, chiudono le scuole. 40.000 allievi vengono espulsi, non potevano parlare la loro lingua. Arrivavano lo proprio finale che se tu volevi essere sotterrato, la tua tomba doveva avere non il nome Tomasic, ma Tomasini, altrimenti non ti facevano fare la tomba. E quindi aggiungo questa cosa degli stranieri perché noi facciamo uno spettacolo adesso sulle navi fantasma, 283 migranti morti, e sappiamo la storia del mondo. Prima Lele Emanuele faceva riferimento allo spettacolo di Paolini, non scherziamo, Paolini è un colosso, uno dei maestri, uno dei fortunati. No, lo so, però io ho parlato con lui e gli ho detto che secondo me ha perso una piccola occasione. Perché? Perché questi personaggi di cui ha parlato Franco, di cui ha parlato Lele, di cui ha parlato, abbiamo parlato tutti, cioè il percorso della T4, poi si traduce in Action Reinhardt, e Action Reinhardt, quello che abbiamo fatto prima, Treblinka, la cifra, questa, 800.000 morti in poco più di un anno. Attenzione, una macchina spaventosa, con 20 SS, o meglio, erano 40, ma che si alternavano nei turni. 800.000 persone uccise in un anno con 40 SS, 20 volte che lavoravano. E Treblinka, insieme a Sobibor, Beppe, erano tre Vernichtus Lager, in tutto ce n'erano quattro, ma questi erano tre Vernichtus Lager che appartenevano all'Action Reinhardt. L'Action Reinhardt, Manuele può confermarlo, quel libro di Tita Serri su Franz Stang, spaventoso, meraviglioso. Questi Vernichtus Lager significano 2 milioni di morti, il numero dei sopravvissuti è 74. Questo dato sta all'interno del mio spettacolo. Ogni tanto viene qualche ragazzo, qualche insegnante, qualche vicepresidente e dice: guarda che forse lei ha sbagliato un dato. Guarda, 2 milioni di morti voleva dire 740, 7.400, no, sono 74. Beh, qual è l'occasione che secondo me Paolini, come mi ha parlato degli amici, lui è un maestro per me, si è chiaro. Quelli che fanno altri 4, Stanley, Koberhauser, Halder, Sachenholz, Franz Zuckmann, Ayers, eccetera, eccetera,
fanno parte della T4. Sono 400 circa i componenti. Dalla T4 passano all'Axel Reiner, i dati che abbiamo dato prima, i campi di sterminio rapido, Vernichtungslager, Auschwitz non è un Vernichtungslager. Auschwitz 20-25%, impossibile fare il calcolo esatto, si salva. Vernichtungslager vuol dire dal treno, la scusa di disinfestazione docce, cremazione, stop. Era la morte assoluta. Bene, quei personaggi che fanno la T4, che passano l'Axel Reiner, poi arrivano a Trieste. Il primo direttore del campo di Trieste è Wirth, che muore per mano partigiana a Fiume. Il primo e secondo comandante della regia di San Saba è Franz Stangl. Racconterò un episodio, a me piace questi incontri per raccontare delle cose che non sono così ovvie, che non si trovano facilmente nei libri, che in qualche maniera possono essere un momento di... C'è un episodio spaventoso. A Belze cosa fanno? 500 di lavoro. Mettono la strada, i fiorellini belli, le piante, per arrivare al dove ci sono le docce, dove vanno gassate le persone. Cosa pensano la loro malattia mentale? Perché lì si raggiunge la malattia mentale, non la normalità. Fanno la strada e dicono, beh, allora facciamo così. Per evitare che facciano casino, non devono immaginare dove vanno. È l'edificio dipinto di bianco, bellissimo, messo a posto, eccetera, eccetera. Malefica, genialata, dicono, mettiamo fuori anche una stella di David. Così questi pensano che sia posto per gli ebrei. Non solo, ci danno un nome, fondazione, e quando scelgono il nome, che nome scelgono? Non è che hanno scelto una fondazione con tutti gli scienziati, musicisti, poeti, scrittori che sono di origine ebraica, no, il nome della fondazione dove i 500.000 ebrei sono gasati si chiama Fondazione Hakenol. E chi era Hakenol? Hakenol era Luther Schaffer di Bezek, addetto all'accensione dei motori dei camion, e quando passava il gas per uccidere. E guardate, non ci vuole tanto andare a pensare che una sera, mentre erano lì, bevevano la birra, più o meno ubriachi, dicono, facciamo la stradina, bene, mettiamo delle belle piante, sì, dipingiamo tutto a posto, sì, così non se ne accorgono, non pensano, mettiamo la stella di Davide sopra, bravo, diamo un nome alla fondazione, che nome diamo? Questo scienziato, che poi, no, che non faccia di merda, vieni qua che ti facciamo diventare famoso. E è la stessa persona che dava a morte, che ha fatto a morte, accendendo il gas a 500.000 persone, dando il nome di Achenon. Come finisce la carriera di Achenon? Prima di sparire nel nulla, deposita con l'aiuto di un ucraino le mine che fanno esplodere il forno della risiera di San Sacco. Questo passaggio, il terzo mancato passaggio, mi riconduce a un pensiero che è ancora più importante, quello che dicevo noi. Tutti siamo contenti che ci sia la giornata della memoria, è stata una conquista, una delle poche conquiste, diciamo così, dal punto di vista della civiltà del nostro paese, perché intorno a questa giornata, nelle scuole, nella televisione, si parla e si discute di questo. Ci sono alcuni temi, uno, la piantina della democrazia e della libertà, va curata giorno per giorno, e buttare 10 secchi d'acqua su una piantina piccola c'è il rischio che muoia, basta, però meno male che c'è. Secondo fenomeno, che purtroppo si sposta un po' pericolosamente tutto quanto al di fuori del nostro confine. Si parla di Auschwitz, si parla del mondo dei campi polacchi, tedeschi, austriaci, non dimentichiamoci anche quelli, ma la visita che si usava sarebbe stata un'occasione per parlare di quello che è successo in questo paese. Quello che è successo in questo paese. Il fatto che io stamattina vado in una scuola, che è un monumento nazionale, che è quello della visita di San Sabato, nessuno sa niente, è purtroppo il segno che molto ancora bisogna fare, tanto dobbiamo cooperarci, teniamoci la cara tornata a memoria, perché prima non c'era assolutamente niente. Da questo punto di vista qua, direi che il ruolo della scuola e della cultura potrebbe essere determinante. Chiudo dicendovi che adesso faremo vedere solo l'inizio, perché i filmati durano più di un'ora e dovrebbero essere, diciamo così, interpellati da alcune mie considerazioni. Il primo spezzone che vedrete è stato fatto da Klaus Landsmann, il consiglio di premio l'anno scorso era andato con la Repubblica, la Shoah, Klaus Landsmann,
ed è da questo punto chauffeur di Treblinka, ignaro, non sa che Lanzmann arriva a casa sua con la telecamera dentro una borsa nascosta. A un certo punto, qui non si vede, tanto perché l'intervista è molto lunga, lui descrive per filo e per segno quello che succede a Treblinka. A un certo punto chiede a Lanzmann, non farà il mio nome, no? No, dice Lanzmann, c'è la telecamera. E il filmato parte dal pulmino che è fuori in strada, che vedrete cerca disperatamente di captare il segnale, perché Lanzmann si rende conto in quel momento di cosa aveva fra le mani. In tutto il suo errore, un gioiello come testimonianza, perché? Molti infatti, negli anni 60, sbaglio. Si rende conto che c'è finalmente uno di Treblinka, perché anche la gran parte di questi non hanno parlato ovviamente, concede un'intervista lunghissima e descrive, io metto qui solo un pezzettino piccolissimo di Sukuna. Segue tutta una serie di testimonianze di quello che è successo a Trieste. Ricordatevi questo simbolo qua, questo disegno della risiera, è stato ricavato da un'incisione fatta da un alpino sul muro delle camerate. Riassume fondamentalmente le due funzioni fondamentali della risiera di Sassato. Il trenino, il binario, l'un terzo circa della deportazione nazionale italiana verso Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen, i peggiori lager nazisti, la ciminiera, l'edificio e il fumo, l'eliminazione fisica. Ultima nota, prima di partire con questi brevi filmati, perché pensiamo che eravamo tantissimo, ricordate che Sassato è una specie di quartiere sacrato, una specie di anfiteatro naturale. Io mi ricordo quando avevo il Ciao, perché Sassava andava tutti, perché c'era il campo, è stato l'unico campo di internamento, l'unico lager con fuoco crematorio in Europa, situato all'interno di una città, vicino a grandi complessi industriali, cioè la Ferriera, a poche centinaia di metri dallo stadio. Durante la guerra non c'era campionato, ma la Triestina giocava lo stesso. C'era via Flavia, che era la strada di maggior scorrimento per Trieste e il confine sloveno sul mare. C'erano due trattorie, una ancora oggi posta a 20 metri a distanza da qui a quel muro in fondo, dall'ingresso della risiera, lì i tedeschi andavano per rimazzarsi. È stato l'unico lager con forno crematorio all'interno della città. E come è fatto il quartiere San Sabato? Io e tempi andavo lì anche per altri motivi, con il Ciao cercavo di fare la salita che sta di fronte alla risiera e il Ciao si castrava e tornava indietro, c'è un 16-18%, non si va, c'è anche il pavè. Ma questo significa che è un anfiteatro naturale, che tutti vedevano tutto. Se voi andate a San Sabato, Servola, perché qui è stato, vedi tutto, la risiera è lì. Non è come Mauthausen che è su un cucuzzolo e quindi deve arrivare in alto, vedevano. Torno a ripetere questo filmato, purtroppo possiamo vederlo tutto, se volete io lo lascio scorrere, voi magari lo faremo delle copie, metteremo qui a disposizione per chi vuole, se volete il teatro cooperativa. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie. Lo schiaccio io? Lo schiaccio io?